un'opera fondamentale di cui si parlava da troppi anni che finalmente trova la sua realizzazione, o l'inizio della sua realizzazione. Il completamento del collegamento ferroviario con il passante del Sempione, quindi in pratica da un lato c'è la possibilità per Malpensa di essere collegata con l'Europa e dall'altro lato c'è anche l'altro aspetto molto importante di ridurre in maniera sostanziale il traffico su gomma. Quindi si raggiungono due obiettivi importantissimi. Ha una valenza internazionale perché collega Malpensa anche con la Svizzera e quindi lo fa diventare un aeroporto europeo aperto anche al traffico passeggeri proveniente dalla Repubblica Elvetica, o meglio dalla Confederazione. Per noi è importante perché vuol dire ridare una centralità a Malpensa, cambiare la tipologia di traffico sempre di più rispetto a Linate e consentire la crescita di un hub portuale intercontinentale nel nord del paese, dando sbocco anche non solo ai passeggeri ma anche alle merci. Il progetto di collegamento del T2 con la linea del Sempione consentirà di connettere ancora di più la rete ferroviaria lombarda con l'aeroporto di Malpensa, una porta verso la Svizzera e una capacità di trasporto che consentirà ancora una volta alla nostra regione di essere connessa ancora in maniera più integrata col sistema ferroviario regionale.